Bentrovati a tutti da Marta Latini e benvenuti a una nuova puntata di Ocrim News Live, puntata che fa parte della rassegna dal nome Magic Moments. Si tratta di un episodio speciale dedicato alle imminenti festività pasquali. Anna Buffa, la nostra food entertainer, preparerà per noi oggi un piatto gustoso, conosciuto in tutto il mondo e facilmente replicabile. Direi di non indugiare oltre e di collegarci con la nostra inviata Eloisa Martino, che si trova ai fornelli con Anna Buffa. Ciao Anna, ciao Eloisa, a te la parola. Ciao Marta, ben trovata a tutti. Infatti mi trovo qui nel regno di Anna Buffa, che ormai tutti conoscete, e insomma siamo qui per parlare anche di pasta, vero? Soprattutto Anna? Di pasta. Ciao Eloisa, sono contentissima di ritrovarvi di nuovo qua e di accogliervi nel mio regno, nella mia cucina. Per questa puntata, che è una puntata speciale. Insomma, specialissima, perché cade in concomitanza con la Pasqua. Cioè, che la festeggiate o non la festeggiate poco importa, nel senso che questa ricetta è perfetta per qualunque stagione, però ancor di più per la stagione primaverile, quindi giocheremo più sugli ingredienti legati alla stagionalità. Vi racconterò anche di tante varianti che si possono fare con questa pasta, ma sottolineiamo e diciamo il cappello di introduzione che l'ingrediente, cioè la pasta che andremo a cucinare, è la pasta al forno. Qualcuno la conosce, qualcuno non la conosce, ma in realtà si parte dalla base fondamentale che è la cottura della pasta. Io con me ho questa pasta di Senatore Cappelli, appunto il grano Senatore Cappelli, sono delle caserecce, che è un formato di pasta che io adoro tantissimo, delle stagioni d'Italia, e la uso spessissimo. E utilizzeremo proprio questa, l'acqua era già salata, la pasta va sempre cotta in abbondante acqua salata. Per questa ricetta, per circa 4 persone, anche 6 in realtà, ne utilizzeremo mezzo chilo. Dobbiamo fare delle piccole ricette all'interno della grande ricetta. Okay, qui vedo un po' di ingredienti. Allora, esattamente, abbiamo latte, farina e burro per la besciamella, okay, che ci aiuterà a rendere il composto tutto molto più cremoso, omogeneo e un po' più dolcino. Per prima cosa però andremo a fare il ragù. Okay. Il ragù lo faremo con la carne di manzo e la salsiccia e con la passata di pomodoro, sempre delle stagioni d'Italia che adoro tantissimo, e lo scalogno lo faremo semplicissimo con l'olio ovviamente abbondante. In questo caso avrei bisogno che tu mi tagliassi gentilmente lo scalogno a fette, e io invece nel frattempo preparo i due tipi di carne, quindi il macinato di manzo, che è già pronto, e il macinato e la salsiccia là. Nel frattempo io preparo l'olio. Ricordatevi di mescolare la pasta, ma soprattutto ricordiamo che in questo caso, siccome dovrà passare la cottura nel forno, ci vorranno circa 15-20 minuti nel forno, bravissima, la pasta non va cotta secondo la cottura indicata nel pacco, quindi 10-12 minuti, ma la dovremo scolare un po' prima, quindi circa sugli 8 minuti. Dunque, olio. L'ho tritata anche un po'. Bravissima. Olio abbondante, a me piace abbondante l'olio, non sono da un filo d'olio. Non appena lo scalogno si imbiondisce leggermente, buttiamo dentro la carne, la facciamo soffriggere, la facciamo cuocere, aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. Adesso che si sta dorando, che vedi che cambia subito colore. È profumatissima questa passata qui. È l'ideale per questo. Freschissima. Qua mettiamo il sale. Tra un po' dovremo scolare la pasta. Ok. Il pepe, a me piace aggiungerlo mentre cuoce la carne all'inizio, perché si insaporisce subito. Ok. E quindi, come tutto, prende il sapore già all'inizio. Ok. Io adesso finisco di indorare la carne, sì, e passiamo alla preparazione della besciamella. Ma in realtà, visto che c'hai già il tagliere e il cucchiaio, il coltello già pronto, mi taglieresti la mozzarella. Perfetto, eccoti, di questa dimensione sono perfette. Che precisione.
Adesso guarda Luisa, la carne quando è di questo colore, quindi non del tutto cotta, non del tutto cotta, sì, ma dorata, a questo punto andiamo ad aggiungere la passata. Ok. Quindi considera che io ho messo, fai conto più o meno 500 grammi di carne per 600-700 ml di passata. Sì. Questo, guarda, è un ragù molto semplice, quindi è il classico ragù alla bolognese, sì, come diciamo in Italia. Allora, qua la pasta la possiamo scolare perché abbiamo detto che la dobbiamo scolare un po' prima, un po' più, sì, al dente. Quindi besciamella, 25 grammi di burro, 25 grammi di farina, quindi più o meno un cucchiaio, 250 ml di latte. Ok. Farina per noi sempre indispensabile. Ok. Quindi burro e lo facciamo sciogliere. Il nome di questa preparazione sarebbe besciamella perché è francese, ma noi italianizziamo ed è besciamella. Besciamella. Tempo qua il sugo va, eh. Quindi il burro si è sciolto, aggiungo la farina e preparo quello che i francesi chiamano il roux, quindi il fondo. Ok. Piano piano la farina, vedi? E si tosta con il burro a fettine, bravissima. Senti questo odore di burro, farina che si tosta, e vado adesso di latte, quindi molto semplicemente aggiungiamo il latte. Da subito non tutto perché dobbiamo scioglierlo prima, dobbiamo sciogliere il roux con la frusta. Appena è tutto sciolto, quindi ci viene molto più semplice, aggiungiamo tutto il latte e lui adesso si addenserà. Questo lo posso lasciare in realtà. Qui, anche qua, sono le uova. Fantastico. Okay. In media io tengo a 190, 180, okay, 190 gradi. Dimmi tu. Sì, basta, vai, vai. Perché non voglio. Vai tranquilla. Va bene. Dunque, la besciamella qua non la lascerei né troppo liquida né troppo densa. Adesso troviamo, proprio perché deve andare in forno con la pasta. Bravissima, e deve avvolgere la pasta. Okay. Noi adesso andremo a condire la pasta con il ragù, tutta, okay, quanta, così sarà tutta ben condita. Dopodiché gli strati, lo strato centrale che andremo a farcire, okay, sarà composto da mozzarella e uovo. E uova. Allora Luisa, ti do lo scettro del potere, reggi un secondo, io prendo la pasta, rimescolala un pochino per favore, così il sugo, a questo punto aggiungiamo il ragù. Ok. Io mescolo, eh? Mescola. Allora, in questo caso aggiungiamo un po' più di proprio sugo di pomodoro che, okay, è in superficie, così la pasta lo accoglie meglio e si condisce più facilmente. Sì. La besciamella. Ok. Mescola pure. Metto sempre un goccetto d'olio sul fondo della teglia, così evitiamo eventuali, sì, 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 attaccamenti, okay, della pasta. Quindi facciamo un primo strato. Vedi che con l'aggiunta della besciamella non è tanto liquido, okay, l'ha reso un po' più compatto. Sì.
E noi lo stiamo facendo in diretta. Pensa, quando lo fai a casa lo puoi anche lasciare riposare un pochino e lei si compatterà ancora di più, okay, e aiuterà nella riuscita della pasta. Fatto questo bello strato corposo, sì, come fondo, lo livelliamo un pochino. La mozzarella invece mi piace che sia abbondante, perché così, sì, così fila. Fila. E poi il latte le rilascia sempre un po', sì, quella dolcezza che col pomodoro. Allora, guarda già quanto è piena la teglia, a me piace così, sì, proprio strabordante, bella, piuttosto che essere grande e piatta. Ricca. Esatto. E adesso creiamo lo strato, okay, superiore. In superficie. Ecco, vedi. E quindi il parmigiano invece grattugiato, parmigiano, grana, quello grana, che preferite. Sì. Questo è grana, se non sbaglio. Questo è grana. Lo andate a mettere in superficie, perché aiuterà a fare una leggera crosticina. Cioè, è andata praticamente tutta. Sì. Adesso la andiamo a incastrare ben benino. La pasta è cotta, quindi nel forno non ci vorrà tanto. Per questo vi ho detto, è veramente indispensabile lasciarla comunque più al dente, così rimane come se fosse stata preparata, sì, esclusivamente per essere stata fatta al forno. Come avete potuto vedere. Anche qua abbondante, sì, non tralasciamo nessun angolo. Facciamo l'ultimo tocco finale, proprio fallo, per farla indorare. Certo. Un filo d'olio extravergine di oliva, proprio così. Basta. Anna, secondo me è pronta. Da cosa lo capisci? Ah, anche dal profumo. Dal profumino, eh? Sì, eh. Adesso anche dal suono. Anche da, sì, c'è un sound non indifferente. Riccichello. Ah, visto quando ti dicevo la gratinatura della pasta? Che spettacolo. Potevamo usare ancora di più, però è un po' pericoloso. Allora, guarda come si è compattata. Sì, visto? Assolutamente. È bellissima. Perfetta. Sì, anche sia da vedere che da sentire come olfatto. Profumo. Profumo. È eccezionale. Visto la cottura. È buonissima, è perfetta. La taglio in piatto. Io ve la consiglio, eh. Intanto impiattiamo. Eh sì, perché okay, è salita un po' una la certa fame. Fame. Dai. Noi ci vediamo presto per una prossima puntata. Ringraziamo la nostra Anna Buffa che, come dire, ci ha ospitato ed sei stata preziosissima per noi oggi. È sempre un piacere. E ci vediamo alla prossima. Noi intanto mangiamo, eh. Per oggi è tutto. Ringraziamo il nostro partner Bonifiche Ferraresi per i prodotti Le Stagioni d'Italia. Seguiteci sul nostro sito www.ocrin.com e sul nostro blog www.ai-lati.com per restare aggiornati. Arrivederci alla prossima puntata di Ocrin News Live.